E allora abbiamo quattro candidati che sono in qualche modo collegati perché presentano un progetto che ha insomma una struttura di qualche quadripartita, però è suddivisa in quattro parti che hanno un'identità precisa. Ora parleremo. Se vuoi il titolo, allora Fiorino Gabriella, corpo cortometraggi. Sì, no, il cortometraggio è la tesi nella sua interezza. Poi la parte che riguarda Gabriella è realismo da cinema è il costume. Precisamente attori per caso. Attori per caso e prova. Poi Ricca Salvatore, prova di regia. Giaquinta Roberta Scena all'italiana e la Mantia Valeria il corto Vatimo. Quindi la tesi è cortometraggi, il neorealismo tra cinema e costume. Sì. E poi ci sono queste quattro suddivisioni. Relatrice la professoressa Pecoraio Martina. Sì. Io nel presentare questo lavoro vorrei spiegare un po' da dove è nata quest'idea. I ragazzi mi hanno seguita per diverso tempo, per 3 anni siamo stati insieme. Un anno io ho deciso di proporre un progetto, un lavoro sul tableau vivant. Il tableau vivant è una messa in scena di un'opera pittorica, una composizione scenica, in pratica largamente utilizzata da Paolo Pasolini nelle sue pellicole. Però non ci siamo fermati a questo, a loro è stata attribuita un'opera, in questo caso la danzatrice di Toulouse-Lautrec, e abbiamo deciso di analizzare l'opera, l'autore, e di ripercorrere a ritroso i contenuti dell'opera presentandoli in una narrazione scenica, cioè realizzando un vero e proprio cortometraggio sui contenuti dell'opera, dandole una nuova interpretazione. I ragazzi si sono costituiti in gruppo, ognuno ha trovato una sua identità all'interno del gruppo, in questo caso vi abbiamo davanti e vi dico un po' che ruolo poi ognuno ha deciso di svolgere. Salvo Ricca ha lavorato sulla regia e ha curato la fotografia, mentre Gabriella ha lavorato, lei è l'attrice protagonista, quindi sui problemi della recitazione, Roberta sui problemi della scenografia, della scenografa, e Valeria invece i costumi. Devo dire che questo lavoro ha rivelato, ha realizzato questo cortometraggio, un esito veramente buono. Da lì è nata questa voglia di utilizzare il cortometraggio come un linguaggio espressivo e quindi hanno realizzato questo approfondimento teorico con questa tesi, come abbiamo detto, divisa in quattro parti, perché poi chiaramente ogni ragazzo al quale corrisponde un ruolo ha indagato a livello teorico uno dei quattro aspetti, salvo la regia e così via, come abbiamo spiegato. Era la mia preoccupazione, dicevo, ognuno ha un ruolo ben deciso, era anche ottima. Sì, no, assolutamente specificato. Però gli amici, un filo conduttore, loro hanno scelto un periodo storico preciso che è quello del neorealismo italiano nel cinema, che è un periodo abbastanza fecondo, fulgido del cinema italiano. Sappiamo che si colloca nel ventennio tra il 40 e il 60, cioè subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, l'uscita del fascismo, quindi è un momento di rinascita ed è un movimento che viene presa a cuore da tutta una serie di intellettuali e diventa un linguaggio politico, estetico, morale e nasce proprio questa voglia di raccontare il popolo, quindi la scena italiana, quello che erano le problematiche quotidiane delle persone comuni, e così vengono chiamati attori anche della strada. Allora loro si appassionano a questo periodo indagando chiaramente dei registi di prima parte di chiara fama, noi li conosciamo bene, sono Rossellini, Visconti, De Sica, Antonioni, se vogliamo anche citare il grande regista Fellini, allora, che passò di striscio delle
un realismo che poi venne definito realismo magico il suo, però hanno degli esempi altissimi, chiaramente cinematografia. E da lì nasce l'esigenza di raccontare per cortometraggi un ventennio, anche loro, quello che va dagli anni 50 agli anni 70. Loro raccontano proprio la storia tipica di una famiglia che appartiene al mondo rurale, ai contadini siciliani, che decide di approdare a una sorte diversa emigrando, scappando dalla Sicilia, cosa che purtroppo è successa realmente per tante persone. Sappiamo che negli anni 50 c'è stata un'emigrazione così, un esodo in massa, e cercando di ritrovare una nuova sorta, una nuova posizione sociale. Questa è raccontata in questa formula divertente di questi tre video che raccontano e appartengono a tre momenti diversi della vita di una persona che compie questi tre passaggi durante gli anni 50, 60 e 70, che adesso vi spiegheranno i ragazzi. Io volevo anche dire che, al di là del fatto che ognuno di loro sia bene nei loro ambiti specifici, hanno analizzato il neorealismo, hanno chiaramente però fatto delle comparazioni con la contemporaneità, per cui ognuno di loro ha scelto anche di utilizzare dei modelli contemporanei, salvo in questo caso che il regista ha lavorato sull'idea della poetica della fuga, che ben appartiene al regista Salvatores con la sua trilogia Marrakesh Express, Mediterraneo e Tournai, per cui è stato fatto anche questo lavoro duale di comparazione tra moderno e contemporaneo. Adesso lascio la parola ai ragazzi che ci spiegheranno un po' il lavoro che hanno fatto e poi guarderemo questi cortometraggi. Salve. La sezione della tesi alla quale mi sono interamente interessato sono le teorie didattiche, analizzando in primis la storia del montaggio, partendo dai primi esperimenti dei fratelli Lumière e Georges Méliès, seguendo naturalmente i periodi storici del cinema, dal montaggio primitivo a quello postmoderno, legati alle rispettive correnti dei movimenti culturali e artistici che sono stati presi in studio all'interno della tesi. Basando l'evoluzione cinematografica non solo sulle sperimentazioni dei fratelli Lumière e Georges Méliès, ma anche tenendo conto delle tecniche, delle forme e delle funzioni dell'arte del montaggio e anche delle evoluzioni che ha avuto la macchina da presa negli anni. Si sottolineano anche le problematiche relative ai set cinematografici nel secondo dopoguerra, citando nomi illustri di registi appartenenti appunto al periodo del neorealismo, come Roberto Rossellini col suo film Roma città aperta, Vittorio De Sica col fortunatissimo film Laghi di biciclette, Lino Visconti, Antonioni e Federico Fellini. Successivamente si affrontano due immagini della regia contemporanea, ovvero George Lucas potendo inserire il nome del regista in modo cronologico come uno di quei registi che portò all'avvento del postmoderno, del cinema postmoderno, attraverso l'utilizzo di effetti speciali e per come ad esempio ricordiamo la famosissima saga Star Wars, però ponendo particolare attenzione sulla figura di Salvatores, anch'egli regista contemporaneo, con le sue tematiche all'interno della sua filmografia, analizzando i tre film, quindi l'involontaria trilogia della fuga, dei film Marrakesh Express, Tournai e Mediterraneo. In conclusione si propone un progetto videografico e un'esecuzione di tre cortometraggi che sono stati eseguiti tenendo conto di tutto ciò detto in precedenza, ma basando lo studio del montaggio dei video su quelle che sono appunto le tecniche, le forme e le funzioni, quindi non solo le sperimentazioni filmiche fatte in passato fino ad oggi, arrivando a poter considerare, e a mio avviso anche affermare, che l'arte del cinema può essere il montaggio. Per me è il montaggio. Era estate, faceva caldo e le cicale non sbattevano mai di cantare. Rosalina era proprio più di una ragazzina, ma a quei tempi si era già donna. No,
domande no, cioè evidentemente considerazioni sì. Ci sono dei, ci sono delle tesi e dei lavori che hanno una misura, altri invece che una misura non ce l'hanno. E questo io credo che possa essere annoverato fra quelli che in fin dei conti possono essere definiti incommensurabili, almeno al mio modesto avviso. Bene, e allora che facciamo? C'è la tesi, sì, qua è il problema, l'ha detto il professore prima, è difficile, come si fa? Non è basta, è basta, sono arrivato a tutti. E con qualche aggiustamento sulle, su un voto in particolare, però dico, qualora non si arriva al centro di partenza, cosa di qualcuno, purtroppo no, come media, non si può purtroppo arrivare, pur apprezzando il suo lavoro, che è stato sicuramente migliore. Per i poteri riconosciuti dallo Stato, conferisco ai signori Ricca Salvatore, Fiorino Gabrielli, Giaquinta Roberta e la Mattia Valeria, il diploma accademico di primo livello in progettista di moda, equivalente al diploma di laurea di primo livello, con i seguenti voti: Ricca Salvatore 110 su 110 lode, Fiorino Gabriella 108 su 110, Giaquinta Roberta 110 su 110, la Mattia Valeria 110 su 110.